28 febbraio 2005. Muore all'età di 91 anni Mario Luzzi, considerato uno dei fondatori dell'ermetismo, nonché uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. I suoi esordi letterari risalgono agli anni prima della guerra, con la raccolta La Barca. Il periodo migliore, secondo alcuni critici, è quello che si apre con la raccolta Primizie del deserto dei primi anni 50. In essa trova spazio la costante ricerca di un ponte fra l'essere e il divenire, tempo ed eternità, nell'incerta speranza che si possa lenire la penosa insensatezza del vivere. In occasione del suo 90° compleanno, viene nominato senatore a vita. Nel 1900